20 giugno 2001, Pervez Musharraf diventa presidente del Pakistan. Assume il potere il 12 ottobre del 1999 in seguito a un colpo di Stato con cui depone il primo ministro in carica, Nawaz Sharif. Con le elezioni del 2001 viene ufficializzato il suo ruolo di presidente. Musharraf viene eletto nuovamente nel 2007. Dopo la morte della rivale Benazir Bhutto il 27 dicembre 2007 in un attentato suicida, Musharraf viene accusato di essere il mandante dell'omicidio. Il 18 agosto 2008 annuncia alla TV nazionale le sue dimissioni.